Farm è soprattutto bene. Allora, oggi vi avevo promesso che avrei fatto il video dedicato, quindi lo faccio. E oggi andiamo a fare l'impianto automatico a goccia in serra, e ve l'avevo promesso, quindi lo devo fare. Allora, io, dato che voglio avere sempre tutto bello a portata di mano, c'ho il tubo, quello goccia a goccia da 25 metri, che l'ho preso ieri. E ieri ho preso il tubo, qualche raccordo per congiungermi e per usarlo, 23 euro. Comunque, il tubo da 25 metri più qualche raccordo, 23 euro speso. Sì, che è proprio poco poco, non è tanto. E poi io questo lo tengo sempre, perché, per dire, adesso noi qua lo facciamo partire da qua, lo facciamo andare là, però poi là devo mettere una curva, devo mettere, no, devo venire in mezzo e poi devo mettere un'altra curva per venire giù. Però se io la metto anche là, il goccia a goccia, succede che dopo io anche nella stradina c'ho l'acqua. Allora io ci metto un tocco anche di questo nella stradina. Ovviamente penso che andrò in terra, lo so, non lo lascio anche lì, non c'è problema. E niente, quindi andiamo a metterlo lì. Se sentite velare, perché c'è Luna, Fioco, Chloe. Per chi non lo conosce, di presente sono Luna, Fioco, Chloe e Boris, che continuano a velare. Perché allora, quando sentono questo rumore, vedi, velano, perché sentono il rumore del carrello che li porta a mangiare. Quindi, allora, adesso qua abbiamo tutti i nostri bei raccordi. Quindi mi sono fatto una bella scatolina, ho preso tutti i miei raccordi, così almeno so tutto dov'è che ce li ho, dov'è che non ce li ho. E se devo dire tutto, mi sto trovando molto bene con la Klaber, perché è una buona ditta per l'impiantistica di irrigazione, quindi mi sto trovando bene. Allora, adesso direi che parte. Perché se no, se sto qua a spiegare tutto, viene lungo, viene un video abbastanza lungo, viene. Beh, posso spiegare la prima parte. Allora, la prima parte com'è che bisogna fare? Io so che la serra è 6 metri, no? Però noi non stiamo a 6 metri tirati tirati, stiamo a 5 metri e 30, 5 metri e mezzo. Quindi siamo a 5 metri e 50, stiamo, per star giusto, almeno siamo alla metà. Allora, adesso scendiamo. Oh, cosa c'è? Oggi cosa ci avete oggi? Allora, oggi ci andiamo a mettere. Allora, prima di tutto un metro abbiamo bisogno. Perché io direi, allora, perché io c'ho da mettere giù anche questi picchetti, che c'ho questi qua in ferro, c'ho AU, e poi c'ho quelli della Klaber originali, quelli classici, però non so se ci vanno bene. Fammi un attimo provare. Perché so che vanno bene su quello lì. Sì, no, vanno bene anche per questo qua. Perché ce lo volevo mettere un po' rialzato. Io dicevo di metterci, che forse era un po' meglio. Però, perché non ho qua tanti di questi qua. Però adesso vediamo come fare. Allora, direi che si parte un bel time lapse. E ci vediamo dopo. Ciao, a dopo.
Porca vacca, ho fatto una bella sudata perché sapete qual è il problema più grosso? Che sera fa caldo, anche se oggi è una giornata molto nuvolosa, oggi non è troppo soleggiata, però meglio perché se devo dire tutto questo caldo mi sta un po' sfiaccando, a noi farmer ci sta un po' sfiaccando, però vabbè, questo è il bello dell'agricoltura. Allora, ho finito tutto l'impianto, allora l'ho messo tutto lì e dove aggancio la canna, sì. La canna dell'acqua dove aggancio. Tutto qua dove c'è stato i pomodori è stato molto più facile. Lì ho messo la curva, qua ho messo un'altra curva e poi ho messo giù qualche picchetto. E poi dove è stato più problema, più grosso, se devo rimetterle a posto le povere zucchine perché le ho un po' ribaltate, ma d'altronde non c'era altra soluzione se no per fare l'impianto, e l'ho fatto passare tutto là di dietro. E infine qua ci ho messo là, ma ve lo faccio vedere meglio alla fine lì del tubo, là ci ho messo il tappo, qua c'è scritto clubber stop e ci ho messo il tappo, e così almeno l'ho fermato e non va più avanti, sennò l'acqua viene fuori in modo di cascata. E una cosa che adesso volevo fare, questa volta volevo farlo insieme, io qua ho messo questo pezzo di tubo che attraversa la stradina. Se abbiamo un cervello, usiamolo. Perché dico questo? Perché voi non sapete quante volte sono caduto per terra. Perché di là nell'orto ho fatto la stessa cosa, ma non ci ho messo i picchetti. Questi qua io li uso se proprio lo devo tenere a livello terreno. Allora facciamo così, ci mettiamo uno qua. Così. Adesso andrò a prendere il martello perché non andrà più. È un po' duretto, però con i piedi ce l'ho fatta. Uno, ecco, questo l'ho stortato perché è un po' duro, perché c'è il terreno che è secco come il pane. Ok, è andato. Ok, almeno io adesso quando passo, perché prima era alto, adesso così, vedi, ci passo sopra. Però qui, sì, si vede che sono sudato e masarato. Non vi preoccupate, ma è normale perché in sera, vabbè, fa un caldo. Dopo voi dovete pensare che io adesso alle 12 ho l'esame di stato di terza media. Quindi devo andare a fare una doccia. Quindi, vabbè, me la devo andare a fare la doccia. E niente, farmer, l'impianto l'abbiamo fatto. È un impianto a mo' di U. E lo testerò adesso quando faccio il video, perché mi sembra che oggi è mercoledì, domani, sì, penso che domani faccio il video orto a giugno, a metà giugno. Domani mi sa che faccio il video orto a metà giugno, mi sa, perché penso che sì, penso proprio che lo farò, perché l'ho sempre fatto anche l'anno scorso, quindi faccio il video orto a metà giugno. E quindi allora devo tirare su un po' i pomodori, perché sono un po' giù. E cioè, vi faccio vedere un grappolo. Cioè, guardate qua che grappolo di pomodoro che ho. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono la bellezza di 6 grappoli di pomodoro. Cioè, guardate che spettacolo che è. Cioè, è una roba incredibile. E già quelli che c'ho su, guardate qua quanti ne ho. Ne ho qua un casino. Cioè, uè, tutta andiamo a tutta birra, andiamo qua. E sto un attimo guardando l'escavatore, perché c'abbiamo lì sopra l'escavatore che mi sta mettendo a posto la terra. E niente, farmer, io direi che faccio lo provo bene come impianto. Poi quando faccio il video dell'orto a metà giugno, quindi domani, quindi stasera bagno, vi dico un attimo le considerazioni se è andata bene, è andato tutto bene. Quindi niente, farmer, io direi che il video si conclude qua. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.